Di nuovo collegati dal Pala Barzacchi di Viareggio per l'ultima partita della giornata per quanto riguarda il girone A fra i padroni di casa dell'SPV Viareggio Hockey, già sicuri del primo posto, e l'Amatori Vasken Lodi. Agli ordini dei signori Moresco e Pigato, le formazioni scendono in pista con l'Amatori Vasken Lodi tenuta totalmente nera, con Mascherpa numero 1, Ricciardi numero 2, Bonacina numero 3, Mai numero 4, Pedetti numero 5, Olivari numero 6, Borella numero 7, Zanelli numero 8, Stellino numero 9, Cavalletti numero 10. Allenatore il professor Angelo Borza. Risponde l'SPV Viareggio in tenuta bianca con pantaloncini rossi, allenata da mister Alessandro Martini, con il numero 1 Poletti, il numero 4 Pesavento, il numero 5 Guida, numero 6 Toti, numero 7 Pandolfini, numero 8 Biancucci, numero 9 Cortesi, numero 27 Tomei, numero 29 il capitano Elia Cardella, il numero 10 il secondo portiere D'Avanzo. Come dicevamo in apertura, SPV Viareggio già sicuro del primo turno, quindi della semifinale, non dovrà, del primo posto della semifinale, quindi non dovrà passare dagli spareggi in programma domani, mentre per quanto riguarda Lodi da decidere se quarta o quinta posizione, e per loro si aprono le porte delle semifinali del secondo trofeo per importanza della Coppa Fiser. Secondo e terzo posto invece che verrà stabilito domattina nello scontro diretto fra CGC Viareggio e Hockey Trissino. Quasi tutto pronto per iniziare, andiamo a vedere anche i quintetti base: Poletti, Cardella, Pesavento, Biancucci e Cortesi. Confermatissima la formazione iniziale di mister Martini. Dall'altra parte Mascherpa, Mai, Borella, Zanelli e il capitano Pedetti. Anche per Borza i soliti 5 iniziali. Primo missile terra-aria di Cardella che sfiora il palo di Mascherpa. SPV che recupera subito il possesso ancora con il suo capitano Elia Cardella. Serve Biancucci, lasciato solo in mezzo all'area. Il primo bel intervento in chiusura di Mascherpa. Adesso è Mai che recupera palla nella sua metà pista, lancia in avanti, Pesavento intercetta e fa ripartire i suoi con il possesso adesso per Cardella. Pesavento entra in area, alza forse un po' troppo la palla per l'arbitro Moresco, comunque è tutto regolare. Ancora il recupero di palla di Cortesi per Pesavento. Pesavento prova a liberarsi di un uomo, non riesce a saltare il secondo con adesso ancora il numero 4 che entra in area e batte il portiere Mascherpa per il vantaggio immediato dell'SPV Viareggio. SPV che quindi sblocca il punteggio con il gol di Giovanni Pesavento, 1-0 per i padroni di casa in questa ultima sfida del girone. Adesso ancora Pesavento e c'è subito il raddoppio con un altro gol di pregevole fattura con il solito Giovanni Pesavento che nel giro di 7 secondi realizza una doppietta. Secondo gol veramente pregevole, un alza e schiaccia imparabile per Mascherpa. Ricordiamo poi anche l'ultima partita della giornata molto importante, dove Roller Scandiano e Forte dei Marmi alle 21 si giocano il terzo posto valevole appunto per avanzare e per procedere nella corsa scudetto. Altra occasione per Cardella, stavolta la conclusione del capitano Viareggino è fuori misura. Si riparte con una punizione, una rimessa in gioco dall'angolo basso per il Lodi con Zanelli. Se ne va Zanelli sulla fascia, entra in area, prova la conclusione, viene ribattuta prima che questa possa arrivare dalle parti di Poletti. Ancora Pesavento a spazio, carica il tiro, poi preferisce andare da Biancucci per la manovra. Pesavento ancora affrontato da Borella, lo salta in seconda battuta, interviene Zanelli, poi Borella recupera palla, riparte il Lodi in 2 contro 2. Borella va alla conclusione, un'altra volta viene contrata la
conclusione dei giocatori lodigiani. Pesavento serve Cardella che tenta una deviazione volante sotto gamba, ancora pallina per Cardella e terza rete a centropista, a centroarea, scusate. Cardella riceve indisturbato e batte per la terza volta nel giro di poco più di due minuti il portiere Mascherpa. Quindi SPV che nonostante la sicurezza del primo posto non lascia niente di intentato e allunga subito nel punteggio. Adesso ci prova Zanelli, c'è anche la prima parata di casco di Poletti, una parata non semplice, non tanto per la potenza della conclusione ma perché in questo primo tempo Poletti si trova a giocare contro sole, una situazione che può diventare fastidiosa soprattutto nelle conclusioni dalla distanza. Ancora Zanelli che porta palla a centropista, recupera la pallina Cardella. Vediamo adesso ancora Pesavento in possesso di pallina, ancora Cardella stavolta fuori misura. Vediamo Moresco, ha ravvisato il primo fallo di squadra a carico dell'SPV Viareggio. Ancora il possesso adesso lodigiano con Zanelli che deve fare una grande fatica solo per superare la metà pista. Adesso pallina di nuovo persa e recuperata da Pesavento, una caratteristica quella dell'SPV di partire alla grande come è successo anche nella partita di oggi pomeriggio con i giocatori di Martini che dopo poco si erano trovati in vantaggio addirittura di 4 reti contro una delle candidate per la vittoria finale come il Trissino. Ancora Cardella cerca spazio, poi serve Biancucci, Biancucci in area, alza e schiaccia, Mascherpa esce e chiude bene, assedio ancora della formazione viareggina all'area di rigore lodigiana. Pesavento cerca uno spiraglio, poi trova solissimo Cortesi che però non trova il tempo per battere a rete. Il numero 9 viareggino cede al suo compagno di squadra Biancucci per Cardella. Cardella si crea lo spazio per la conclusione, ma Scherpa in qualche modo riesce a sventare la minaccia. Palla in profondità per il numero 5, il capitano Pedetti, che viene fronteggiato in maniera efficace da Pesavento. Adesso spazio per Biancucci che entra in area di rigore, Biancucci non trova la deviazione vincente, palla che rimane lì e Biancucci in seconda battuta in fila in porta il gol del 4-0 quando non sono trascorsi nemmeno 5 minuti di gioco. Il Lodi che ricorre al primo time out di questo pomeriggio con appunto l'SPV in vantaggio già di 4 reti. Termina il time out qui al Pala Barzacchi di Viareggio, SPV già in ampio e sicuro vantaggio nei confronti dell'Amatori Vasken Lodi, 4-0 il punteggio per i ragazzi di Martini. Adesso il Lodi riprende il gioco con Zanelli, Zanelli conclusione, spettacolare intervento di spalla di Poletti, ancora pallina che danza dalle parti di Poletti, riesce Cortesi a ripulire la zona difensiva con l'aiuto di Pesavento che serve Biancucci, Biancucci per Cortesi, si passa ancora da Biancucci, tentativo di slalom del numero 8, poi Cardella che si impossessa della pallina,
finta la conclusione, percussione serve Biancucci che deve soltanto spingere in rete la quinta rete per i ragazzi di Martini, il merito da dividere con Cardella sicuramente per questa percussione e servizio che Biancucci ha dovuto soltanto depositare nella porta vuota. Zanelli cerca di farsi avanti, Lodi ancora con il suo numero 8 che poi serve mai. Ancora Cardella, stavolta viene contratto, poi rimane a terra, lamenta un colpo, però rimane a terra, si alza lentamente Cardella, forse un tentativo irruento di mai di recuperare la pallina, niente di preoccupante. Adesso è Porella che prova a concludere in maniera pericolosa, ma Cortesi recupera la pallina, adesso salta un uomo, cerca il supporto di Biancucci che gira dietro porta, serve di nuovo il suo capitano Elia Cardella che entra in area di rigore, ma Scherpa, Mamma Scherpa riesce in questo caso con la stecca a sventare la minaccia. Pesavento al recupero di palla, adesso va la staffilata, palo pieno di Giovanni Pesavento, un missile dalla tre quarti senza possibilità di risposta per Mascherpa, salvato soltanto dalla traversa. Adesso ancora Biancucci e altra rete dell'SPV, bella triangolazione fra i due giocatori viareggini con Biancucci che ha avuto tutto il tempo di entrare in area di rigore e battere l'incolpevole Mascherpa per la sesta volta quando sono trascorsi 6 minuti e 52 secondi dall'inizio della partita. L'SPV che segna la sesta rete e recupera ancora con il neoentrato Tomei, pallina nel mezzo di Pesavento per appunto Tomei che difende in questo caso la pallina. Anche Toti ha fatto il suo ingresso in pista, sono usciti Cardella e Cortesi, due fra i più utilizzati nelle prime tre uscite da Martini, quindi un'occasione importante anche per far rifiatare i suoi effettivi. Tomei e Mai lottano alla balaustra, poi Biancucci risolve la mischia, serve Toti. Buono il recupero di Zanelli che parte a con una falcata importante verso l'area di rigore, recupera Biancucci. Pesavento ancora Biancucci in posizione di ultimo uomo, Toti sempre per Biancucci, taglio di Toti, poi il servizio per Tomei che salta Zanelli, entra in area di rigore, conclude di potenza, bella uscita in chiusura di Mascherpa. SPV ancora vicino alla rete, poi Pesavento, sempre il numero 27 Tomei, Biancucci, Toti, avanza il numero 6, cerca uno spiraglio, poi torna indietro, stavolta il suggerimento è intercettato involontariamente dall'arbitro, punizione per l'SPV Viareggio, poi su un batti e ribatti la pallina si impenna e il tocco di Toti è irregolare, quindi possesso che passa sulle stecche dei ragazzi lombardi con Zanelli. Abbiamo rivisto intanto nel replay l'ultima rete messa a segno da Biancucci. Zanelli fermato da Pesavento che si invola verso la porta, serve Tomei, ritorna la pallina a Pesavento, bella grande intervento di Mascherpa che salva ancora una volta i suoi, fallo di squadra adesso il primo commesso dall'Amatori Vasken Lodi, punizione per SPV con Biancucci che serve di nuovo Toti, da Toti a Tomei nella zona centrale della pista, adesso
ancora il numero 6 che trova Biancucci libero al limite dell'area, finta il tiro, poi si torna indietro da Pesamento, adesso SPV che fa girare un pochino più la palla rispetto al suo inizio veemente dei primi minuti di partita, dove ha creato il gap subito importante nei confronti dell'Amatori Vasken Lodi. Bella la triangolazione, Totti che entra in area, lascia sul primo palo la pallina, ma il suo tentativo di pallonetto è impreciso, quindi può recuperare comunque il rimbalzo l'SPV. Pallina nel mezzo per il tentativo di deviazione di Tomei, fa buona guardia stavolta Pedetti. Zanelli serve Pedetti in area di rigore, buona occasione, buona la parata di Poletti, stavolta un po' troppo leggera la difesa dei giocatori di Martini. Palla adesso per la conclusione di Borella, deviata, finisce sotto il corpo di Poletti, recupera Pesamento, poi Biancucci mentre si prepara ad entrare in pista anche Pandolfini. Zanelli fermato da Pesamento che prova a ripartire, serve o almeno pensa di servire in avanti Biancucci, la pallina che finisce dalle parti di Tomei che non arriva all'aggancio. Buona la trama con Tomei che serve Pesavento, ma Scherpa con un grandissimo guizzo toglie la pallina da una fine certa in fondo alla rete. Grande ancora l'intervento del portiere lodigiano sotto pressione in questi primi 10 minuti, già diversi interventi decisivi nonostante il passivo già maturato in questo primo tempo con l'SPV che conduce per 6-0. Recupera ancora Tomei, servizio per Totti serve Pesavento, poi Tomei dimenticato in area di rigore, segna la rete numero 7 per l'SD Viareggio Hockey con appunto Christian Tomei che in area non si è fatto pregare, ha battuto l'incolpevole Mascherpa. Cambi, come dicevamo, Pandolfini entra al posto di Biancucci mentre c'è il secondo time out di questo primo tempo, ancora una volta chiamato dall'Amatori Lodi. Possesso di pallina contrastato da Pesamento, vediamo Zanelli con caparbietà riesce ad entrare in area di rigore, la conclusione sui gambali di Poletti che è stato chiamato al secondo intervento importante di questa partita, sempre Zanelli dalla distanza, la conclusione stavolta non crea difficoltà a Poletti. Riparte il neo entrato Pandolfini che insieme a Tomei, Totti e Pesamento forma i quattro esterni scelti da Martini. Ancora palla nel mezzo per Pandolfini, ma Scherpa riesce a chiudere ancora una volta questa combinazione che ha liberato il numero 7 alla conclusione centrale, combinazione già vista parecchie volte in questi primi 12 minuti di gioco che sono trascorsi. Pesamento chiama l'avanzata Totti,
torna la palla adesso dalle parti di Pandolfini, che non si intende in un primo momento con Pesavento, che è costretto a rincorrere la pallina. Pallina adesso sempre per Pandolfini. Tomei, Toti, continua la manovra dell'SPV, spinto anche dai numerosi supporter rossoneri, numerosi e calorosi supporter rossoneri che armati di trombe e tamburi sostengono i ragazzi di Martini. Adesso Zanelli recupera la pallina per i suoi. Servizio all'indietro per Mai. Buona la combinazione fra il capitano Pedetti e Mai, con il numero 4 che si presenta vicino a Poletti ma spara fuori. Cambio anche nel Matori Lodi, esce il numero 7 Borella, entra il numero 6 Olivari. Tomei adesso non riesce a difendere il possesso, può ripartire il Lodi sempre con Zanelli, sempre la conclusione dalla stessa mattonella, non inquadra però la porta difesa nel primo tempo qui da Apoletti. Adesso un'incomprensione, lancia Mai la conclusione alta, lascia correre Moresco per la regola del vantaggio. Toti di nuovo in possesso di pallina. Avanza il numero 6 rosso-nero, cerca uno spiraglio, serve Tomei dietro la porta. Tomei si libera di una pressione avversaria, poi il servizio per Pesavento è impreciso, rincorre la palla Pesavento ma non arriva in tempo a evitare lo scadere dei 5 secondi difensivi. Quindi punizione per l'Amatori Lodi, che adesso sembra aver preso leggermente le misure in fase difensiva alla formazione di Martini, che comunque si trova già in vantaggio appunto per 7-0. Adesso riparte Pandolfini, poi servizio adesso per Pesavento che punta Olivari, di nuovo per Tomei, da questi a Toti. Toti ancora per il numero 4 Giovanni Pesavento. Tomei, Pandolfini riesce a mandare in porta Toti, che alza e palleggia un paio di volte ma non trova la deviazione verso la porta di Mascherpa. Adesso Zanelli entra in area di rigore. Zanelli, Poletti para per due volte la conclusione di Zanelli, altro buon intervento di Poletti, altra buona iniziativa del numero 8 Zanelli, che sicuramente l'uomo più pericoloso dei suoi. Un'altra conclusione che viene deviata da Mascherpa, poi c'è un tocco con la stecca alta di Tomei, non vale l'appoggio in rete del numero 27. Martini chiama anche lui il primo time out della squadra quando mancano 4 minuti e 37 secondi alla fine del primo tempo. Thank you.
si riprende a giocare con il Lodi in possesso soltanto per alcuni istanti di palla. Di nuovo l'SPV Viareggio che ha fatto rientrare adesso Cortesi in sostituzione del numero 4 Pesavento, autore di ben due reti nei primi minuti di partita, a distanza di pochi secondi l'una dall'altra. Vediamo Tomei che serve Toti, da questi a Cortesi che si allunga leggermente la pallina, poi il servizio per Pandolfini, ancora Cortesi che cerca di mandare in avanti Tomei. Toti in possesso di palla quando mancano 3 minuti e 58 secondi alla fine e 48 secondi alla fine del primo tempo, palla in profondità. Tomei prova a difenderla dalla pressione di Pedetti, da questi a Olivari che restituisce con una buona idea per Pedetti, ancora il numero 6 lodigiano in possesso di pallina, ancora tentativo di combinazione con Pedetti che lotta in contro Cortesi. Cortesi alla meglio, 3 contro 2 SPV, ancora Cortesi entra in area di rigore, la conclusione che rimane in area di rigore per Tomei che non riesce a ribadire in rete, poi un'altra occasione sempre per Tomei, la deviazione però è larga di un paio di centimetri. Ancora il servizio adesso per Cortesi, da questi a Toti, bella azione dell'SPV, poi Zanelli si infila in una indecisione tra Pandolfini e Cortesi, va a recuperare la pallina, viene messo giù e c'è il secondo fallo di squadra a carico della formazione di Alessandro Martini quando mancano poco meno di 3 minuti alla fine del primo tempo. Zanelli, Pedetti il capitano della formazione lodigiana in tenuta nera, ancora Zanelli che entra nel terzo difensivo della formazione rossonera, cerca l'assist per Olivari, viene intercettato, adesso Tomei dall'altra parte prova a fare tutto da solo, c'è uno scontro con Mai che rimane a terra, si tiene la testa, uno scontro involontario assolutamente con Tomei che provava a prendere posizione, Mai si è frapposto fra l'attaccante viareggino e la porta. Vediamo adesso il giocatore lodigiano che riesce a rialzarsi, ci sono le scuse di Tomei, ribadiamo sicuramente un scontro di gioco, nulla di più. Punizione adesso che comunque rimane a vantaggio dell'SPV. Il tentativo adesso di Mai che energicamente va a tentare di riprendersi palla, poi spinge Tomei, commette il secondo fallo di squadra anche per l'amatori Vasken Lodi, ancora Mai che cerca di riprendere palla, forse in maniera decisamente energica. Toti recupera la pallina per l'SPV Viareggio con Tomei, ancora per Toti che salta la pressione stavolta di Mai, ancora Tomei in area di rigore, non riesce a concludere in porta, pallino ancora sulle stecche di dei giocatori dell'SPV, altro taglio di Tomei e stavolta è provvidenziale l'intervento in tuffo di Mascherpa che nega la gioia della doppietta personale a Tomei. Zanelli spalle alla porta, affrontato da Tomei, Zanelli prova a infilarsi in mezzo a tre uomini, riesce a mantenere il possesso di pallina ma in una zona in cui non può essere pericoloso, passaggio in dietro per Mai, ancora Zanelli che si gira, può caricare la conclusione dalla sua zona, invece cerca un dialogo con Borella, pallina che finisce nella zona difensiva del Lodi, poi c'è anche un fallo commesso da Pandolfini, una spinta su Zanelli, si riparte con Olivari che prova a far correre ancora Zanelli, chiude Cortesi per Toti. Tomei, ultimo minuto di gioco, Tomei
salta la pressione di un paio di giocatori, conclude da posizione favorevole, centra il palo alla destra di Mascherpa e Pandolfini che comunque recupera il rimbalzo. Cortesi se ne va sulla fascia, mette in mezzo, anzi poi decide di andare lui stesso alla conclusione. Mascherpa chiude l'angolo basso e Zanelli prova a ripartire per l'ennesima volta i suoi, salta un uomo, alza più volte la palla, non trova il momento dell'impatto e riparte Pandolfini che va alla conclusione senza pensarci troppo, poi commette il fallo in tentativo di contendere la palla al numero 4 Mai, e quindi il quarto fallo a carico dell'SPV quando mancano 15 secondi alla fine. Zanelli ancora in bello stile, vince un rimpallo, pallina che si allunga, ultimi 10 secondi, ancora Zanelli dietro la porta, vediamo se riesce ad andare a un'ultima conclusione, si va da Borella che va alla conclusione, Poletti osserva senza troppi problemi e su questo tentativo dell'Amatori Vasken Lodi si chiude il primo tempo anche in questa partita dominato dai ragazzi di Alessandro Martini che sono in vantaggio per 7-0.
Vai, vai. Di nuovo in collegamento dal Palabarzacchi di Viareggio, secondo tempo di questa ultima partita della giornata per quanto riguarda il girone A con SPV Viareggio e Amatori Vasken Lodi che si stanno affrontando. Punteggio del primo tempo nettamente in favore dei biancorossoneri di casa con un eloquente 7-0. Andiamo subito a registrare una novità con un cambio fra i pali del SPV Viareggio. È uscito il numero 1 Poletti, è entrato il numero 10 Matteo D'Avanzo all'esordio nella competizione. Insieme a Toti Pesavento, rientrato in pista insieme a Cardella e Biancucci, compongono i 5 iniziali per Martini, che adesso subito Cardella in zona pericolosa chiude Mascherpa, che con Borella, Zanelli, Mai e Olivari formano lo schieramento, il quintetto di Angelo Borza per l'Amatori Vasken Lodi. È proprio Mai che si infila in area, poi prova un tentativo in girata con la conclusione che termina laterale. Nessun problema per il neo entrato appunto D'Avanzo. Pesavento per Biancucci, da questi a Toti, ancora Toti che cerca uno spiraglio, serve di nuovo Biancucci nell'angolo basso, poi un altro scambio con Toti, Pesavento al limite dell'area, di nuovo Biancucci, la conclusione fuori misura, pallina poi che viene recuperata da Giovanni Pesavento, autore della doppietta che ha stappato la partita dopo appena un minuto di gioco, due gol in rapidissima successione. Biancucci mette in mezzo, Toti appoggia in rete ma lo fa con la spalla, quindi Moresco giustamente annulla la rete. Fra la tranquillità dei giocatori di Martini, nessuna protesta, assolutamente abbastanza netto l'intervento di Toti. Borella, servizio di Mai in profondità che viene raggiunto ancora dal numero 7 lodigiano. Zanelli, sicuramente il più pericoloso dei suoi nel primo tempo, ancora riesce ad andarsene, poi mette in mezzo per Olivari, chiude Pesavento, di nuovo Cardella ha spazio per far avanzare Biancucci in area di rigore. Biancucci, ancora la combinazione sul secondo palo per Toti che non arriva ad appoggiare in rete per la seconda volta in pochi secondi. Ancora Toti in area di rigore, para Mascherpa. Secondo tempo che riparte con l'SPV con un netto predominio, come era stato nelle prime battute della prima frazione di gioco, dove l'SPV ha creato il gap che ci stiamo portando fino a questo punto. Cardella, Biancucci, spalle alla porta, affrontato da Olivari, pallina per Toti che prova a convergere, serve di nuovo Biancucci, contrastato da Olivari che in un primo momento raggiunge la pallina, poi Biancucci recupera solo per un attimo perché Zanelli riesce a ripartire con la sua importante velocità, serve Mai che non aggancia un prezioso assist, Cardella, conclusione stavolta. La rete sul secondo palo arriva con il numero 8 Riccardo Biancucci, che sfrutta un assist al bacio di Matteo Cardella, una finta di conclusione, una palla soltanto da spingere in porta sull'uscita dell'incolpevole Mascherpa, quindi SPV Viareggio che allunga ancora nel punteggio 8-0 in favore dei ragazzi di Martini. Si prepara anche un altro giovane della formazione rossonera, il classe 2010 Brian Guida, pronto ad entrare. Adesso c'è un recupero di Pesavento, lotta Borella, adesso per un attimo Pedetti, fase convulsa del gioco con Toti che prova a mettere ordine insieme a Pesavento. Avanza Pesavento, sfrutta un blocco, poi serve Toti per un attimo, Mai allontana in cerca di Zanelli e Biancucci però a recuperare la pallina quando sono trascorsi 4 minuti in questo secondo tempo. Ancora SPV in possesso di pallina, Toti per Biancucci, converge il numero 8, entra in area, conclude Mascherpa,
salva distinto di spalla con la spalla sinistra, evita il gol numero 9 per i ragazzi di Martini. Adesso Borella se ne va alla pressione di Pesamento, si allunga troppo la palla, il numero 4 Viareggino può recuperare, lancia a Toti che di prima serve Cardella, Cardella in area di rigore, ancora per Biancucci, interviene Mascherpa, poi conclusione ancora Mascherpa, bravo a chiudere l'angolo basso con il guanto, una conclusione insidiosa ben piazzata di Toti. Dall'altra parte gran botta di Zanelli e anche Matteo D'Avanzo si iscrive alla partita con un intervento sicuro alla sua destra. Adesso Cardella ancora in possesso di palline, Elia Cardella, intanto ecco l'ingresso che avevamo annunciato del giovane Brian Guida al posto di Toti, subito Biancucci che trova Guida sul secondo palo, anticipa tutto Mascherpa, dall'altra parte il solito Zanelli in percussione fermato dal ripiegamento di Pesamento. Cardella entra in area di rigore, viene contrastato da Mai, contropiede Lodi, 2 contro 2, non ci pensa tanto su Borella, conclude D'Avanzo, risponde Guida, adesso ha un po' di spazio, serve sul secondo palo Cardella, pallina che arriva dalle parti di Mascherpa, nuovo capovolgimento di fronte con Pedetti che rimane in possesso di pallina dopo una conclusione respinta, ancora Zanelli in zona pericolosa, conclude ma ancora una volta la difesa di Regina si frappone, riparte Pesavento, anche Cortesi sembra pronto a rientrare in pista, adesso Pesavento in area di rigore, gira dietro la porta senza affondare il colpo, contrasto con Zanelli, raddoppio di marcatura di Olivari, vediamo alla fine è Mai ad uscire, palla sulla stecca dalla mischia, cerca un servizio sul secondo palo, non colpisce la pallina in maniera corretta e Cardella può ripartire, adesso ancora in slalom il numero 29 capitano, pallina nel mezzo, sempre Cardella che evita la pressione, poi entra in area di rigore, cerca Guida ma non si concretizza l'azione d'attacco dei ragazzi di Martini, che poi comunque riescono a ritornare in possesso di pallina con Biancucci che si prende un rischio per saltare due uomini in zona pericolosa, Cardella sfida Olivari, va alla conclusione, si intercetta tutto Pedetti che poi si lancia dalla parte opposta, viene contrastato da Pesamento e è costretto a ripartire da Zanelli, ancora Zanelli che serve nelle retrovie Mai, supera il centropista Mai, poi serve Pedetti ha un po' di spazio, non trova però un compagno da servire, viene contrastato in maniera efficace da Biancucci che recupera pallina per Cardella. Cardella palla in profondità, Mascherpa in due tempi allontana Pedetti, Zanelli ha un po' di spazio, il numero 8 Lodigiano punta a Pesamento, lascia però la palla sul posto e riparte Biancucci che poi sbaglia il passaggio, adesso una fase ricca di errori, un po' di sufficienza anche da parte dei giocatori dell'SPV, comodi nel vantaggio per 8-0. Zanelli anche prova l'ennesimo 1 contro 1, viene fermato ancora una volta da Pesamento, pallina per Guida che prova ad accelerare, ad entrare in area di rigore, mette in mezzo una tiro cross che Mascherpa allontana, recupera Zanelli solo per un attimo perché Cardella pressiona insieme a Guida, Zanelli da lontanissimo respinge bene D'Avanzo, poi è ancora Zanelli che recupera la pallina per Olivari, la conclusione D'Avanzo senza problemi di testa interviene e sventa la seconda conclusione nel giro di pochi secondi, pallina poi portata in avanti da Pesamento che gestisce il possesso senza forzare, adesso poi accelera, entra in area, non
non riesce però a trovare il primo palo scoperto, perché Mascherpa chiude con efficacia. Zanelli desiste stavolta dal tentativo di affondo in un primo momento, poi se ne va con una trottola, conclude di rovescio la pallina che schizza sul secondo palo, buona per Olivari che ricomincia da Borella, la conclusione non passa tanto lontana dal palo alla destra di D'Avanzo, scampato il pericolo per l'SPV quando stiamo per arrivare a metà del secondo tempo. Cardella si alza la palla ma non riesce a toccarla in porta, ancora il numero 29 che salta con un tunnel, l'altro capitano di questa sfida, il numero 5 Pedetti. Ora Cardella che prova per un attimo a recuperare la palla, si torna da Zanelli che vede con la coda dell'occhio ottimamente il capitano Pedetti, per un soffio non si lancia davanti alla porta di D'Avanzo per il buon intervento del numero 5 Guida, che adesso riparte dall'altra parte in slalom, ancora Guida fermato all'ultimo da Zanelli che si lancia a sua volta nella metà campo offensiva. Prova a saltare con un tunnel Cardella, Pesavento poi lancia il numero 29 solo davanti a Mascherpa che riesce a fermare in un primo momento l'attaccante del Regino, ma non può nulla sulla ribattuta vincente di Pesavento per il nono gol dei ragazzi di Martini, quindi punteggio che si allarga ancora 9-0 per i ragazzi di Martini, mentre c'è il time out a 9:26 secondi dalla fine della partita. Di nuovo in pista con il punteggio che è cambiato nuovamente, appunto il SPV Viareggio in vantaggio per 9-0 sull'Amatori Vasken Lodi. Abbiamo visto nel time out una bella scena con il mister Borza a consolare Zanelli, che sta veramente provando in ogni modo a segnare almeno la rete della bandiera per i suoi. Pallina che adesso è controllata nell'angolo da Mai, c'è la pressione energica di Pesavento, Mai è bravo a fermare, comunque a tenere il possesso, poi Pesavento riparte di nuovo per Cortesi, appena rientrato in pista insieme a Tomei per quanto riguarda i ragazzi di Martini. Pesavento, centropista, serve Tomei che controlla con difficoltà ancora per Pesavento. Ancora il servizio per Cortesi che cerca di vedere se c'è la possibilità di servire qualcuno in area, preferisce poi tenere la pallina per scaricarla adesso su Guida, spalle alla porta, di nuovo per Cortesi, conclusione da distanza potente, facile però per Mascherpa che ha visto partire la palla, poi c'è un contrasto a centropista con
mai che si tiene il viso, un contrasto anche in questo caso involontario. Altra conclusione dalla distanza parata da D'Avanzo, poi pallina lunga Tomei che non riesce a tenere il possesso della sfera. Riparte il solito Zanelli a tutto gas verso l'area avversaria, conclusione ribattuta, Cortesi va alla staffilata di rovescio, Mascherpa si alza, poi lascia la porta sguarnita e Brian Guida tenta una conclusione dalla distanza, ma non c'entra la porta di Jacopo Mascherpa. Tomei scarica su Cortesi a 7:20 dalla fine della partita, ancora Cortesi mette in mezzo per Tomei che viene atterrato da Mascherpa, per Moresco c'è il rigore, Mascherpa si va a scusare con Tomei, si è reso conto di non aver colpito la palla, ma il giocatore, e quindi Tomei è pronto ad andare al tentativo di trasformazione dal dischetto corto. Vediamo, anzi si tratta di Guida, si tratta di Guida nel il numero 5, dotato di una conclusione potente. Vediamo se riuscirà a battere Mascherpa in questa situazione. Tutto pronto per il tentativo di trasformazione, parte Guida, para Mascherpa che allontana poi dietro la porta, buona la parata del portiere lodigiano. Adesso è Zanelli che subisce un fallo in ripartenza, c'è anche il time out chiamato da Martini e quindi ci prendiamo una piccola pausa. Riprende la partita qui al Palabalzacchi di Viareggio con SPV in possesso della pallina. Cortesi serve il neo entrato Pandolfini che va a recuperare nell'angolo, se ne va alla guardia di Mai, adesso anche nel Lodi un cambio con il numero 2 Ricciardi in pista. Riparte Borella, Zanelli entra in area, si allunga la palla e D'Avanzo riesce a chiudere lo specchio della porta. Tomei, Pesavento, palla in mezzo per Pandolfini, la conclusione, Mascherpa riesce a bloccare. Adesso c'è un buco difensivo di Pesavento, Mai va alla conclusione ma non inquadra lo specchio della porta. Riparte Tomei che viene contrastato, pallina che rimane in area, Ricciardi libera trovando Zanelli. Ancora Zanelli che sfrutta il movimento dei suoi compagni per tenere il possesso della palla, fronteggiato da Pesavento che riesce nel recupero. Ancora pallina nel mezzo, allontanata senza troppi complimenti da Mascherpa.
Pesavento. 5 minuti e 30 alla fine, ancora SPV in possesso della pallina. Cortesi di nuovo, Pesavento trova Cortesi al volo, il tentativo, poi pallina in aria e la rete. Anche Pandolfini si iscrive al referto con un bel assist di Pesavento, il gol di Pandolfini, il numero 7, che segna la decima rete a favore dei ragazzi di Mister Martini. Cambio nel Amatori Vasquez Lodi, rientra il capitano Pedetti al posto del numero 4 Leonardo Mai. Borella, conclusione di Borella che passa larga rispetto alla porta di D'Avanzo. Cardella, ancora Cardella che studia il da farsi, trova ancora Pandolfini, chiude Mascherpa sul secondo palo. Cardella rientrato in questi istanti in sostituzione dell'altra fonte di gioco rossonera Pesavento. Zanelli prova in azione solitaria, adesso pallina che torna sulla stecca di Tomei che salta Mascherpa ma conclude a porta vuota sul palo. Poi Cardella ferma un'azione offensiva pericolosa del Lodi, ancora lui per la nuova rete di Pandolfini sul secondo palo, la doppietta di Ale Pandolfini nel giro di un minuto, l'undicesimo gol della formazione di Martini, che adesso rimanda in pista per gli ultimi 4 minuti Brian Guida al posto di Lorenzo Cortesi, mentre Zanelli riesce a entrare in area. Bella deviazione di casco di Matteo D'Avanzo, la parata forse più difficile della sua partita. Buona l'incursione ancora una volta di Zanelli che riceve di nuovo palla, poi la perde Ricciardi, rischia sull'attacco di Tomei, ancora Zanelli, tiene palla il numero 8 Lodigiano, ha spazio per entrare in area, poi c'è un fallo commesso da Tomei e secondo Moresco c'è il cartellino blu a danno di Tomei, quindi punizione di prima per l'Amatori Lodi con il numero 7 ci pare Borella, il numero 27 Tomei sanzionato appunto del cartellino blu per un fallo a palla lontana. Tutto pronto con Borella che parte, conclusione para D'Avanzo tra l'entusiasmo del pubblico, poi altra conclusione, ancora D'Avanzo si distende e blocca la conclusione, adesso però Amatori Vasquez Lodi che potrà usufruire di un paio di minuti di superiorità numerica con Ricciardi. Ancora Borella, conclusione deviata da Pandolfini. Pandolfini, Guida e Cardella, i tre uomini di movimento scelti da Martini per fronteggiare la situazione di inferiorità numerica. Cardella porta palla, cerca di far trascorrere un po' di secondi, poi dà il servizio a Guida che deve eludere la marcatura insistente di Ricciardi, il raddoppio poi anche di Zanelli, bravo Guida che riesce a mantenere il possesso per alcuni secondi, contropiede adesso Lodi. Zanelli, ma Guida si fa apprezzare anche per questo ritorno in difesa. Adesso Ricciardi per Borella, Zanelli adesso Lodi che cerca la combinazione, le posizioni per impostare l'attacco in 4 contro 3. Zanelli, Borella,
ancora Zanelli che va alla conclusione, bella parata di D'Avanzo, doppia bella parata di D'Avanzo sulla respinta di Pedetti. Bella prestazione nonostante le poche conclusioni ricevute da parte di D'Avanzo. C'è un fallo fischiato in balaustra su Guida e il time out del Lodi a 1.49 dalla fine. Ultimi 109 secondi per SPV Viareggio e Amatori Vasken Lodi in questa prima fase della competizione per loro. Pandolfini in possesso di pallina, servizio per Toti, ora Toti in possesso di palla, scarica su Cardella che cerca un taglio per Toti, addirittura SPV che va in rete anche con soli tre uomini di movimento. La combinazione Cardella-Toti e il gol numero 12 della squadra di Martini a 1.29 dalla fine. Ancora una decina di secondi per l'Amatori Lodi di Powerplay. Ricciardi, Zanelli, rientra intanto Cortesi a ristabilire la parità numerica, poi c'è uno scontro energico fra Cortesi e Zanelli, alla peggio Cortesi che oltretutto ha commesso il fallo secondo Moresco che si fa sentire anche dai giocatori in pista per calmare un po' gli animi in una situazione di punteggio che non ha bisogno di ulteriori scintille. Poi c'è un rigore adesso fischiato per intervento di Ricciardi senza la stecca in aria sul tiro di Cardella. Vediamo adesso che è Pandolfini che va ad incaricarsi del tentativo di trasformazione. Pandolfini contro Mascherpa, un minuto e un secondo dalla fine della partita. Vediamo se il numero 7 SPV riuscirà a raggiungere la tripletta. Parte il tiro, para ancora una volta Mascherpa, rigore simile a quello di Guida, ancora una volta Mascherpa ha chiuso con bravura la 7 alla sua destra. Ancora Cardella, nuovamente altro miracolo veramente di Mascherpa, bellissima parata a porta vuota, veramente Guida non è riuscito a spedire in fondo alla rete per il grandissimo intervento da sottolineare del portiere lodigiano, con la stecca ha negato la gioia della rete al giovane attaccante viareggino. 35 secondi con Zanelli in possesso di palla. Ancora il numero 5, adesso Pedetti, il capitano che prova a incunearsi in area di rigore, deve desistere dalla percussione. Zanelli fronteggiato da Cardella, ultimi 15 secondi con Zanelli che rinuncia quasi all'ultimo attacco. Palla per Pedetti, vediamo se va alla conclusione, palla che non c'entra lo specchio della porta. Zanelli decide di finire con la pallina sulla stecca. Termina dunque l'incontro, terminano le partite del girone A per quest'oggi.
SPV Viareggio che ha la meglio sull'Amatori Vasken Lodi per 12-0. Tra un quarto d'ora circa l'ultima partita della giornata, una partita decisamente con più posta in palio fra Forte dei Marmi e Scandiano. Ricordiamo che le due squadre si vanno a giocare il passaggio del turno come terza in classifica del girone B, quindi noi ci risentiamo fra circa un quarto d'ora per l'ultima partita.